promessa mantenuta per il comune di Montesilvano, che oggi inaugura ufficialmente il nuovo tratto di pista ciclabile. Nuova segnaletica a terra, spazi dedicati agli amanti delle bici e più sostenibilità per un territorio interessato da grandi flussi di traffico. Abbiamo implementato lo spazio della pista ciclabile, l'abbiamo messa a norma. Siamo tra i comuni virtuosi che hanno rispettato gli obiettivi prefissati. Questa sicuramente diventerà una strada di collegamento fondamentale per il cicloturismo all'interno del territorio dell'Abruzzo, collegherà sostanzialmente il Molise alle Marche. Noi volevamo essere i primi e per quanto riguarda il tratto di nostra competenza lo siamo. Oggi inauguriamo questa splendida pista ciclabile rimodulata in base alle esigenze del codice della strada. Sulla scia dei risultati ottenuti con le domeniche ecologiche, il sindaco Francesco Maragno annuncia un'estate all'insegna di spettacoli e pedonalizzazione del lungomare per vivere la città senza smog e renderla più a portata di bambini e famiglie. Dalla fine di giugno tutte le sere chiuderemo al traffico la riviera, un tratto della riviera più consistente rispetto a quello dello scorso anno, perché vogliamo dare la possibilità ai montesilvanesi e ai turisti di riappropriarsi dei propri spazi, di vivere la città a piedi, in bicicletta con i pattini e sostanzialmente di diventare padroni della propria città. L'anno scorso è stata molto gradita questa iniziativa. Quest'anno la riproponiamo facendo, diciamo così, mettendo da contorno una serie di iniziative culturali e musicali che tanto piacciono ai turisti e ai residenti.